Clamorosa denuncia contro la Banca d'Italia. Vediamo. Ha scelto il 2 novembre per denunciare la Banca d'Italia. Dunque prosegue senza tregua la battaglia che l'imprenditore ascolano Emidio Orsini sta portando avanti contro le vessazioni bancarie. Questa mattina l'imprenditore ha varcato la soglia della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno per depositare un documento di denuncia nei confronti della Banca d'Italia. Si tratta del primo atto di questo genere nei confronti del vertice del mondo bancario, colpevole, secondo Orsini, di concorso in usura ed estorsione. Accusa che l'imprenditore ha già rivolto ad alcuni istituti di credito. La Banca d'Italia già da qualche mese è stata avvisata che le banche segnalanti alla centrale rischi la mia posizione in sofferenza sono tutte ormai rinviate a giudizio, con richiesta di rinvio a giudizio per usura, indagini per estorsioni, per somme illecite, non dovute. Quindi abbiamo chiesto e messo in mora la Banca d'Italia di cancellare la nostra posizione. La Banca d'Italia ci ha risposto affermando che non è lei che ci deve cancellare, ma ha rimandato la responsabilità alle banche segnalanti. Noi riteniamo con i nostri avvocati che invece sia anche dovere della Banca d'Italia. L'imprenditore Ascolano è stato già riconosciuto come usurato bancario dall'Alto Commissariato del Governo contro il racket e l'usura. Orsini, dunque, è più che mai deciso a continuare la sua battaglia con il camper Strana Banca. Questa mattina sono venuti tanti imprenditori ad Ascoli Piceno, dove riparte nuovamente il camper Strana Banca, proprio per sollecitare tutte le vittime di usura ed estorsione a denunciare gli illeciti. Cambiamo argomento, parliamo.